Oggi in Comune a Cremona si è parlato di incentivi alle attività produttive e commerciali nei termini di riduzione di tari, IMU o di abbattimento di oneri, per promuovere la riqualificazione di alcune aree cremonesi, come l'area dismessa dell'ex Armaguerra, che di recente ha visto l'apertura della Lidl. Questi interventi sono i cosiddetti pacchetti localizzativi, con cui dal 2013 il Comune intende promuovere il territorio ed individuare forme di collaborazione tra soggetti locali per agevolare le attività produttive. Tuttavia ci si chiede se si tenga conto dell'impatto di aperture sempre più numerose di supermercati e centri commerciali sulla viabilità, che verrebbe fortemente e gravemente appesantita, o sull'eccessivo consumo di suolo che questi nuovi arrivi comporterebbero. È un pacchetto di agevolazioni che il Comune, l'amministrazione comunale, ha previsto per l'insediamento produttivo di nuovi reparti produttivi del terziario avanzato in alcune zone della città. La lavorazione è stata necessaria perché un paio di queste zone sono state tolte perché ritenute più adatte a insediamento agricolo. Questo tipo di approccio si basa essenzialmente su una serie di agevolazioni che il Comune darà a questi nuovi insediamenti, tipo la sospensione del pagamento della Tari, semplificazione di tipo burocratico. In commissione noi ci asterremo perché ci sembra giusto che si discuta di questo argomento in Consiglio Comunale e cercheremo di approfondire se queste agevolazioni possono essere davvero efficaci e possono attirare nuovi tipi di attività produttive.